Allora, siamo qui con Giacomo Morandi dell'azienda Il Monticino. Siamo su una delle zone storiche dei Quali Bolognesi, a Dola Predosa. E Giacomo conduce insieme alla madre Sandra e al padre Ruggero l'azienda Il Monticino. E quest'anno, possiamo dirlo, se non mi sbaglio, sono i 20 anni dalla fondazione dell'azienda. Confermo, il 2019 è stata la ventesima vendemmia e quindi di conseguenza sono una diversa dall'altra, ci Quindi la teniamo a 19, non la sottolineare. 20? Esatto, la 2019 è stata la ventesima vendemmia perché abbiamo iniziato appunto nel 2000 e la cantina invece è stata costruita e inaugurata nel 2001. E quindi il traguardo delle 20 vendemmie l'abbiamo raggiunto nel 2019. E nel 2020 ci auguriamo di arrivare alla 21esima, con ancora, perché non è mutato l'entusiasmo che ci ha accompagnato dal primo giorno di questa grande avventura. Esatto, poteva essere l'anno ideale per festeggiare, adesso salvo i problemi di questi ultimi 2 o 3 mesi, purtroppo. Esatto, diciamo che sì, 2020 è un capitolo straordinario, un capitolo tragico perché sappiamo bene tutti che cosa è successo e che cosa sta accadendo, tante incognite davanti, però c'è la sensazione e la voglia di ricominciare e di ripartire e noi che siamo in questo bellissimo mondo che è l'agricoltura. La vendemmia alle porte, non prossima, ma comunque tra qualche mese arriverà e ci auguriamo tutti che sia una bella vendemmia, magari meglio della 2019, che dal punto di vista del raccolto non è stata straordinaria. Esatto, voi questi 2 o 3 mesi, nonostante il lockdown, l'agricoltura non si ferma e si continua a lavorare incessantemente Esatto, senza accorgersi dei problemi. Il lavoro di vigna non si ferma, la campagna va avanti, la terra chiama e noi abbiamo risposto presenti e ovviamente tutto questo porta a tenere l'attività costantemente aperta tutti i giorni. Le difficoltà sono state ovviamente altre, sono state nell'ambito commerciale, ma dal punto di vista della campagna, dell'agricoltura, il nostro impegno non è mancato dal primo giorno della chiusura fino all'ultimo e continua costantemente tutti i giorni. Esatto, è importante non scoraggiarsi e continuare col proprio lavoro sperando tempi migliori. Se guardiamo Patrizia la vigna ogni anno ci insegna che cosa vuol dire nascere e che Esatto. cosa vuol dire avere un ciclo vitale, quindi noi dobbiamo farci forza di quello, guardare quello che di bello c'è e ce n'è tanto nel mondo della viticoltura e farci forza cercando tutte le soluzioni migliori possibili. Esatto, questa è l'unica cosa che possiamo fare. Ascolta, ci dici 2 parole sulle persone che compongono l'azienda, quindi te e la tua famiglia, come vi suddividete nei compiti e nella gestione dell'azienda? È un lavoro, come dicevi tu, la famiglia Morandi, quindi il Monticino è un'azienda vitivinicola a conduzione familiare, papà è il deus ex machina dell'azienda, quindi è il cantiniere, colui che Il mette a fulcro re. vitale. Esattamente, è il vigneron, quindi è colui che realmente mette le mani nel vino, nella cantina. Abbiamo collaboratori giovani in campagna. Un altro collaboratore che dà una mano a papà nella cantina, nella gestione quindi appunto della vinificazione, e consulenti per quanto riguarda l'agronomo e l'enologo, che sono figure esterne ma che sono estremamente preziose. La mamma per tutto quello che riguarda la parte amministrativa, come nelle ottime aziende familiari italiane siamo abituati a vedere da tempo. E io che mi occupo di tutta la parte commerciale, gestire fiere, agenti, importatori, quelli che oggi sono tanto di moda, social, fare un po' di marketing. Si deve essere in grado di fare un po' di tutto, ecco. E soprattutto in questi 2 mesi è fondamentale, nonostante magari con le vendite siamo un pochino fermi, però la Sì, promozione quella non deve mai sì, sì. smettere.
No, assolutamente, è stato un momento dal punto di vista strettamente personale di alcune riflessioni, è un momento in cui magari hai delle idee, provi su carta a svilupparle, tenerle buone per il futuro e nello stesso tempo ricarichi un po' le pile perché commercialmente io amo sempre dire alle persone che vengono in cantina che il mondo della campagna, il primo, perché non dimentichiamoci che una buona bottiglia di vino si fa in campagna, e il mondo della cantina sono due mondi straordinari, meravigliosi. Quando si va in cantina è anche un mondo estremamente tecnologico, non che la campagna non lo sia, ma la campagna richiama più la tradizione. Quando andiamo nella commercializzazione, quello che mi tocca direttamente è tutto un altro mondo, quindi tirare anche un po' il fiato in un mondo che corre velocemente come quello che abbiamo visto fino a febbraio, non è male perché ti ossigeni un attimo il cervello e provi a mettere, come dicevo prima, su carta nuove idee che serviranno. Fondamentale probabilmente adesso. Esatto. E per quanto riguarda la vigna, da quando siete partiti ad ora, la gestione è cambiata? Sì. Ovviamente sì. Sì. 20 vendemmie nel mondo del vino non sono un'eternità, considerando la stessa, ma cominciano a essere un bagaglio culturale importante. La cantina è nata con l'agricoltura convenzionale, dal 2009 al 2015 ha seguito un progetto di sostenibilità di produzione delle uve, nello specifico l'allora Pignoletto e adesso è chiamato Grechetto Gentile. Questo progetto si chiamava Masis, fu come un percorso universitario che ci aiutò insieme ad una pool di agronomi e enologi italiani e insieme ad altre aziende dalle dimensioni più varie, perché dalle piccole aziende come il Monticino, ma dalle grandi aziende come per esempio Fasti Battaglia, il gruppo Zonin e tanti altri, ci aiutò questo insieme di esperienze a fare meglio e utilizzare meno prodotti per produrre appunto le uve e per avere una produzione di uve di qualità. Questo progetto nel 2015 è arrivato alla sua conclusione, ci siamo guardati in famiglia, soprattutto ovviamente io e papà e i due nostri consulenti, l'agronomo e l'enologo, e abbiamo deciso di intraprendere, dopo un periodo un attimino di transizione che è durato un paio d'anni, la conversione al biologico. Da quest'anno, il 2020, quindi questa è la terza annata che noi siamo in conversione biologica, quindi significa, ed è terza e ultima perché il periodo di conversione biologica dura 3 anni, e quindi da 3 anni, e nello specifico la vendemmia 2018-19 e quella che verrà la 2020, che utilizziamo solo prodotti a base di rame e zolfo, perché siamo appunto sotto il protocollo di produzione di uve biologiche. Questo è stato un passaggio che abbiamo ritenuto di fare nell'ottica proprio di preservare e di cercare di dare un prodotto al consumatore, perché il consumatore è quello che a noi interessa tutelare, il più sano possibile. In questa dimostrazione che comunque l'attenzione dell'azienda verso la sostenibilità, verso il biologico, diciamo che c'è sempre stata all'inizio e si è man mano evoluta fino ad arrivare all'ottenimento, appunto, come state facendo, della certificazione vera e propria, insomma. Assolutamente è stato un passaggio perché non voglio nominare nessuno e guai mai, ma sappiamo bene che per alcune aziende magari il passare a biologico è l'interesse di avere il cosiddetto bollino certificato nella retroetichetta del vino. Per il Monticino questo è stato un passaggio figlio di una crescita culturale nella pratica e nella gestione agronomica dei vigneti, che ci ha portato a prendere coscienza di tutti quelli che erano i passaggi e decidere di farlo nel momento giusto, nel momento in cui avevamo o ritenevamo perlomeno di avere la padronanza di poterlo fare, di poterlo gestire. Bene, quindi ufficialmente dalla vendemmia 2021 ci sarà... Sì, sì. Noi chiedemmo la deroga perché aziende che avevano avuto particolari diciamo cure o progetti potevano chiedere la deroga dei 2 anni, ma la burocrazia in Italia è esasperante
E come più o meno ci avevano predetto, sarà più facile che ci arriverete per inerzia che per deroga. E sta andando effettivamente così. E sta andando non bisogna aver fretta in queste cose. No, 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 anche perché comunque, Patrizia, i risultati, soprattutto nella nostra gamma dei vini, nei bianchi, quelli che noi, diciamo, quelli che noi commercializziamo più freschi, più giovani, vediamo già i risultati della conversione biologica, abbiamo già il riscontro su, su quella che è la qualità del vino che noi alla fine otteniamo, e siamo estremamente contenti con il sorriso della scelta che abbiamo percorso. Quindi non abbiamo fretta, non abbiamo assolutamente fretta. E se invece consideriamo la gestione enologica, quindi la vinificazione, anche lì avete anche lì è stato un bellissimo anche lì Patrizia è stato un bellissimo percorso, perché si è presa padronanza. Il Monticino è una piccola realtà di 6 ettari vitati per meno di 40.000 bottiglie all'anno su 10 etichette che attualmente vanno in commercio. Quindi la complessità di gestione, noi produciamo dalla bollicina spumante frizzante fino al vino passito, alla vendemmia tardiva. E quindi è chiaro che c'è una complessità nel gestire così tante tipologie all'interno di una micro realtà, perché 6 ettari poi è una realtà piccola. E anche lì c'è stata una crescita decisamente importante da parte della cantina e della gestione della cantina, e quindi in primo piano di tutto quello che si occupa in prima persona mio papà. E poi anche da parte nostra, perché il lavoro comunque è un lavoro d'equipe, e l'enologo collabora con noi già dal lontano 2008, quindi di conseguenza ha già una padronanza della nostra produzione da 12 anni, e pian piano insieme a me, perché anche io prendo conoscenza e coscienza di quelle che sono non solo le esigenze commerciali, che è riduttivo, ma anche si prende, diciamo, il cosiddetto mestiere, si prende l'esperienza, si prendono a volte anche i pali, nel senso che si prendono delle cantonate e poi si deve tornare indietro. Tutto questo ha fatto sì che il nostro lavoro, che era iniziato, penso soprattutto alla spumantizzazione, alla frizzantatura dei vini, cioè era iniziato come un percorso che si è poi evoluto e che si è poi perfezionato nella gestione delle autoclavi, quindi ottenendo vini frizzanti con il metodo Martinotti Charmat, e negli ultimi anni si è evoluto in maniera decisamente importante, seppure i numeri ancora danno all'autoclave per la nostra produzione l'importanza prioritaria, ma si è evoluto in rifermentazioni naturali in bottiglia, quindi metodi ancestrali, e rifermentazioni naturali in bottiglia con spumanti a metodo classico. Quindi c'è stata una bella evoluzione dal punto di vista della produzione dei vini frizzanti e spumanti. A fianco a questo c'è stata anche tutta un'altra conoscenza e presa di coscienza di tutte quelle che possono essere le vinificazioni e la conoscenza dei lieviti. E la parte di affinamento, noi facciamo 2 riserve che hanno affinamento in legno per un anno, oltre a 2 anni di acciaio, e anche lì l'esperienza, che non la compri da nessuna parte, ti insegna tante cose e che mettiamo in pratica. Quindi c'è stata sicuramente un'evoluzione dal punto di vista della vinificazione alla cantina del Monticino. Il fatto, voglio dire, che negli anni comunque abbiate aggiunto etichette nuove, abbiate dato maggior attenzione anche solo, che so, mi viene in mente il pignoletto, che adesso ci sono diverse etichette a base di pignoletto, è comunque una dimostrazione che l'azienda non è ferma, ma anzi è in continua evoluzione.